Cercare una via per rimanere connessi col pubblico che ha tanto bisogno di molte cose, ma anche di buone vibrazioni, un po' di sano divertimento. E anche per noi artisti è importante avere un palco in questo momento in cui non sappiamo a quanti mesi di stop andremo incontro per la nostra attività. Quindi è un segnale anche per il comparto dello spettacolo, ma una grande connessione con questa gente, tra l'altro dei quartieri più popolari, che sono quelli anche più abituati a rimboccarsi le maniche, non solo in questa situazione. Ma un po' di musica, sì, un po' di samba. Beh. Per scaldare, perché la samba scalda sempre, vai. Ehi, ole. Maestra, sa perché la samba? Non me lo di? Stava a San Basilio, quindi. E la cosa più bella di questa quarantena è che ci hanno insegnato, pensate che cosa bella, che cosa grande, a lavarci le mani. Ci hanno detto in tutti i modi, non si fa più. Basta, l'abbiamo capito! Io mi sono lavato talmente tante volte le mani che mi sono riusciti a appunti dalla quinta elementare, pensa! Quindi questo è per poter pensare che se estate riusciremo finalmente ad andare al mare e finalmente vedere questa tipologia di uomo, perché l'uomo è quello lì, l'uomo è quello del zio, con l'unghia quella, eh? Lunga, senti che stella cosa, che il zio con l'unghia ci scavava, ci faceva i buchi. Se si metteva in spiaggia col piede così con l'unghia, i ragazzini dalla coscia si tuffavano tipo trampolino. Noi siamo felici di portare un po' di musica, un po' di comicità, un po' di risate, proprio per fargli passare un'ora diversa. Poi magari finita questa ora ritorneranno poi ad avere, no, quei pensieri e quei problemi che hanno sempre, tutti i giorni e tutte le ore, però è proprio questo, lo stimolo per cercare di vedere che non l'abbiamo abbandonati, che noi siamo qua. Il corpo senza dimenticarsi del cuore e dell'anima. Siamo venuti a essere vicini alle persone delle periferie romane che hanno sofferto sicuramente di più per una situazione anche di case piccole, di situazioni economiche più complesse, ed è quindi è stata bellissima l'idea di Donatella Di Migliano di creare questa grande occasione, che è un successo perché la gente la vive bene, la vive in modo soddisfacente. L'idea nasce per cercare di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa sia per le persone che non possono uscire e andare come al solito a teatro o a vedere un concerto, sia per noi artisti che abbiamo bisogno del contatto col pubblico e non ci accontentiamo solo della diretta su Facebook o su Instagram o sui social. Quindi grazie all'impegno di alcune associazioni abbiamo unito l'emergenza solidale, anche di portare dei pacchi viveri, di portare un pochino di concretezza a queste periferie con la concretezza invece dell'arte, di cui magari tendiamo a dimenticarci avendo tante altre priorità durante questa emergenza, ma invece la gente ha bisogno di buone vibrazioni, di musica, di risate. Non potendo, che ne so, magari tagliarci i capelli o depilarci, quest'estate sicuramente quando andremo al mare finalmente ritroveremo l'uomo col pelo, tutti sti uomini pieni di creme, il pelo faceva attrito, se tu stavi affogando e qualcuno deve venire a salvare, col pelo facevi attrito, invece tutti sti uomini depilati, quest'estate uno si stava affogando, non sono riusciti a salvarlo, appena lo piano gli partiva
Hanno fatto morire, dice fallo morire, che fallo, sta galleggiando, fallo morire, non riusciamo a prenderlo. E in questa quarantena abbiamo imparato una cosa importantissima, è quella di lavarsi le mani. E soprattutto io nella quarantena ho scoperto che sono sposato da 20 anni, non lo sapevo, l'ho scoperto nella quarantena.